Ciao ragazzi, in questo video vi farò vedere come sistemare il problema dello scroll wheel su Fortnite, di quel bug che non vi fa mettere più la rotella come tasto di reset. Allora, intanto vi recherete su browser e inserirete il link che vi lascerò in descrizione e cliccate su Latest Version, da cui partirà il download. Una volta completato, cliccate su Apri, dove vi chiederà tutte queste informazioni. Fate sì, poi Next, accetto e mettete, e qua dovete selezionare l'utente. Prendete questi tre pallini e poi mettete qua il nome. Fate Next, dove installare tutte cose e fate Finish. Vi porterà in questa pagina e qui non dovete fare niente. Tornate alla home e lui vi aggiungerà sul desktop tutte queste cose che io personalmente prima ho inserito tutte su una cartella, che queste cose diciamo che non servono a nulla. Quindi che cosa, mi ha creato una cartella e l'ho inserita. Andate nella barra di ricerca e scrivete X e poi vi spunterà automaticamente X mouse button control. Andate, vi aprirà questa pagina che sarebbe l'applicazione. Andate su Wheel Down, fate Simulated Keys e mettete in maiuscolo K, per esempio, ed L. Potete mettere qualsiasi altro tasto voi vogliate. E togliete il blocco, fate OK e applica. Non chiudetela, restate qui. Una volta poi finito, tornate su Fortnite e andate nelle impostazioni della tastiera e mettete ovviamente il vostro tasto di modifica, quello che volete. Poi mettete qua, mettete L, e qua mettete K, e come primario mettete la rotella. Poi fate applica. Fate applica. Una volta fatto applica, vi farò vedere che funzionerà. Ecco a voi la scroll wheel come reset.